russo, devi anche mangiare come un russo. Oppure semplicemente curiosi di sapere cosa ci papiamo. Ma quale cibo? Certi prodotti tipici russi possono non essere apprezzati al meglio, o peggio ancora, non capiti, se non associati ad altri. Fortuna che ci sono io! Это русский стиль! Vi sono diversi negozi che hanno prodotti caratteristici di altri paesi. Nella mia città, ad esempio, che sicuramente è una grande metropoli, ce ne sono due dove si possono comprare tipiche cibari russe. A proposito, indovina dove abito? Eccoti un piccolo indizio! Con la fine dell'Unione Sovietica, molte aziende hanno cominciato a riproporre i prodotti tipici nazionali mantenendo la grafica familiare ai russi invariata, per ragioni squisitamente di marketing, ma anche di continuità. È il caso del primo prodotto che vado a presentarti. Sguscione malaco! Latte condensato con zucchero, lo trovi in barattolo e in busta. Ha la dolcezza e consistenza del miele e il gusto è simile a quello delle galantine. Queste barattoline però, per una famiglia russa, era troppo piccolo. Non durava nemmeno 2 giorni. Per questo si comprava anche sfuso a litri, conservandolo in grandi barattoli di vetro. Si mangia spalmandolo sul pane o dalla tazza a cucchiaiate intere. Può essere usato come ingrediente per certe creme. Si mette anche nel tè o nel caffè. Attento però, non c'è una tabella sul contenuto calorico, ti dice che i grassi sono all'8% per questo che è intero, mentre per la busta al 5%, ed entrambi hanno quasi 50% di zucchero. Sguscione e malaco è un po' la Nutella russa, e non perché è a base di cacao, è nel concetto. In Italia, se vuoi qualcosa di buono con cui fare colazione o mangiare per ghiottoneria, pensa alla Nutella. Ecco, in Russia, se volevamo qualcosa di simile, pensavamo a sguscione a malaco. Ho usato il passato perché la Nutella oggigiorno è arrivata anche in Russia. Attenzione! L'azione che segue è estremamente pericolosa e potenzialmente dannosa. È possibile eseguirla dopo anni di esercitazioni solo e soltanto da professionisti qualificati. Non provare a replicarla! Sono sempre stata favorevole all'integrazione tra diverse culture. Prossimo prodotto, altra cosa buona buona! Prianichi! Ovvero pan pipato, questo è il classico, alla vaniglia, anche se lo puoi trovare con altri gusti, come lampone, cacao o con semi di papavero. È fatto per conservarsi a lungo, con un piccolo particolare però, diventa duro come un sasso. È come un biscotto da merenda, da accompagnare al tè o al caffè latte. Ah, Krishna! Dopo aver parlato di tutti questi cibi solidi e semisolidi, una fresca bevanda ci vuole. Kvass! Bevanda analcolica dissetante al pane di malto. In Russia, con il caldo, arrivavano dei furgoni che trainavano delle grandi botti sulle rode, contenenti questa bevanda. Si creava subito la fila e si consumava lì per lì, anche perché se si sgassava diventava meno buona. Ogni botte aveva il suo rubinetto e veniva venduta in boccale. Ne andavo matta! Anche se avevo circa 7 anni, ne volevo sempre un grande boccale da mezzo litro. Che non finivo mai, perché così facendo mi sentivo come un'adulta che beve la birra. Lo status symbol era dato dal grande boccale! Il quasi di un tempo aveva una sottile punta acidula ed era molto rinfrescante. Questo, quello commercializzato, è un po' più dolce e ha il sapore che assomiglia un po' alla birra cinese leggera. Ti vedo la curiosità e vorresti assaggiare questi prodotti. Sono sapori tipici russi. Ogni morso ha per me quel sottile retrogusto nostalgico. Però probabilmente potrei esserne disorientato. Sono gusti che vanno capiti. Ecco. Questa lezione è finita! Se ti è piaciuto il video, metti un bel mi piace! E non dimenticare di condividerlo sui vari social network!